Un incontro pubblico voluto dall'amministrazione comunale con la partecipazione degli esperti del CNA di Macerata si è svolto ieri, giovedì 12 maggio, a Bolognola. Tema dell'incontro: le risorse rese disponibili dal PNRR. Dopo i saluti della sindaca Cristina Gentili, è stata l'imprenditrice locale Emanuela Leli a presentare le linee del finanziamento previste dal fondo complementare del PNRR, destinate alle aree del sisma. Mentre Daniele Salvi, coordinatore del team Sisma CNA Marche, ha approfondito gli aspetti legali alle linee generali di sviluppo locale, invitando enti pubblici ed imprese a mettersi insieme e fare rete. Le aree interne sono al centro di una nuova attenzione che è stata in parte dettata dall'emergenza della pandemia, ma sappiamo che con il sisma le nostre aree interne si sono messe in moto, loro malgrado, ben prima di chi ha vissuto la crisi della pandemia. E questo percorso di ricostruzione non solo fisica ma economica e sociale delle aree interne ha trovato in questa mattinata a Bolognola un'occasione di riflessione approfondita intorno al fondo complementare Sisma, che sta vedendo una sua attuazione spedita e su cui i comuni, gli enti locali stanno esercitando, come dire, il massimo della loro performance. Ora, l'importante è che da questo impegno progettuale segua una fase di realizzazione, soprattutto per tutto quello che riguarda i lavori pubblici. La sindaca di Bolognola ha illustrato i progetti che il comune ha in piedi. Progetti principali che Bolognola sta facendo adesso con i primi fondi che sono arrivati del PNRR, tra cui sisma e rigenerazione, è la prima cosa ovviamente sistemare quelli che sono di nostra competenza i sentieri, quindi rigenerazione urbana e i fondi delle strade comunali, entrambi messi insieme andranno a creare un anello tra chi di dovere ha coniato un termine che è urban naturali, e quindi sono proprio sentieri che dall'urbano passa al naturale e viceversa. Quindi si potrà anche di notte, perché verranno illuminati, fare tutto il giro del paese tra la parte urbana e tra la parte periurbana, insomma, quindi proprio la prima parte naturale, di cui fa parte anche l'area picnic del Farnio Basso, che molti frequentano e conoscono. Poi c'è stato tutto il fondo di 5 milioni e 6 per il discorso dello sviluppo di pintura, per il discorso sciistico, quindi un cofinanziamento per la seggiovia, e poi dovremmo fare proprio per evitare di sprecare tutto ciò che il territorio ci dà, quindi proprio eliminare lo spreco il più possibile, quindi avere tutto ciò che è possibile accumulare per quando poi, tra virgolette, c'è la mancanza. Quindi un laghetto di accumulo che è veramente di accumulo, perché noi abbiamo 10 mesi l'anno una portata enorme di acqua che inizia a diminuire a giugno. E quindi luglio-agosto spesso siamo in siccità, anche perché dalle sorgenti di Bolognola non ci si alimenta solo Bolognola, ma si alimentano altri paesi. Siamo su circa 7.000 utenze, insomma, che partono e prendono acqua da Bolognola, e quindi avere questo accumulo per l'abbeveraggio dei bestiame, che quindi poi lo ridistribuisce in tutto il territorio, è fondamentale per non disperdere una risorsa importantissima che è l'acqua nei mesi dove ce n'è in abbondanza, e poi rimanere senza il periodo di luglio, agosto e settembre.